Leo Monti da Stamani di nuovo al lavoro a Palazzo Chigi, il Premier studia la fase 2, con Passera, prepara i provvedimenti su crescita, liberalizzazione e sviluppo da sottoporre a un Consiglio dei Ministri straordinario previsto per domani. Berlusconi critico, manovra recessiva, italiani preoccupati. Apertura non positiva dei mercati dopo la pausa natalizia, borse europee tutte in lieve segno positivo tranne Milano. E sull'Italia torna ad alleggiare l'incubo dello spread che vola di nuovo sopra, quota 500. La corruzione di in Italia ed inquina i mercati, forte denuncia del Presidente della Corte dei Conti in un'intervista alla Repubblica. Luigi Giampaolino chiede interventi di legge non episodici e solo repressivi per arginare il fenomeno, per esempio un rafforzamento del reato di falso in bilancio. In Siria la sanguinosa repressione del dissenso non si è fermata neanche nei giorni di Natale, sarebbero decine morti tra gli oppositori in molte città scortati dall'esercito fedele al regime di Bashar al-Assad. Gli osservatori della Lega Araba visitano Homs, cuore della rivolta. Commosso addio a Giorgio Bocca, a Milano amici e colleghi salutano il cronista che ha raccontato l'Italia del fascismo all'era Berlusconi, il sacerdote della basilica di San Vittore. Era un partigiano della parola che usava come una spada. e Umberto Eco lo ricorda così: un montanaro ruvido, con lui finisce il giornalismo del Novecento. Buongiorno dal TG della 7, il Presidente del Consiglio Mario Monti è al lavoro e anche il Quirinale è al lavoro in questo martedì 27 dicembre, infatti Napolitano ha ricevuto il Ministro dello Sviluppo Corrado Passera, ma intanto il Premier Mario Monti è al lavoro sulla cosiddetta fase 2 della sua manovra e domani un importante e nuovo Consiglio dei Ministri straordinario. Su tutto questo fa il punto Barbara Batticiotto. Da oggi si ricomincia. Dopo il breve periodo di riposo in famiglia Milano, il Premier torna in serata a Roma per riprendere l'attività di governo. Domani in programma una riunione del Consiglio dei Ministri che di fatto apre la cosiddetta fase 2, in cui si getteranno le basi delle future misure pensate per favorire la crescita e arginare la recessione. Il Premier è convinto che per rendere sostenibile il decreto economico, in nome del quale gli italiani stanno versando lacrime e sangue, è necessario far ripartire la crescita, così che i mercati guardino con occhio positivo anche al debito pubblico italiano. Si tratterà di un piano organico, complessivo ed equilibrato, così è stato definito dal suo entourage. I dettagli saranno probabilmente annunciati giovedì 29 dallo stesso Premier nella conferenza stampa di fine anno. Secondo voci di corridoio, ci dovrebbe essere anche un intervento fiscale a favore dei redditi da lavoro. Un po' di zucchero, quindi, per addolcire il boccone amaro della fase 1, il decreto Salva Italia, su cui continua a soffiare il vento delle critiche. I sindacati insistono nel chiedere la patrimoniale modifica alla riforma delle pensioni, altrimenti avverte la Musso, il governo troverà ostacoli contro cui andrà a sbattere. L'aumento delle tasse porterà il paese dritto verso la recessione, ha detto oggi il segretario della CISL, Raffaele Bonanni. In queste settimane, anziché vendere i beni pubblici e ridurre le spese, ha aggiunto, si stanno vendendo le persone. Ma critiche arrivano anche dai due partiti di maggioranza che sostengono il governo, soprattutto dal PDL. Silvio Berlusconi ieri ha detto che la manovra comprimerà i consumi e porterà l'economia in recessione. Ignazio Larussa ribadisce che il governo deve guadagnarsi giorno dopo giorno la fiducia concessa e preme sulle liberalizzazioni, mentre per l'ex ministro Gianfranco Rotondi questa manovra crea incertezze. L'abbiamo votata per il senso di responsabilità, ha spiegato, ma ciò non toglie che gli effetti del provvedimento siano indesiderati. È surreale come la politica si comporti nei confronti del governo Monti, scrive sul suo profilo Facebook per Ferdinando Casini. Leggendo i giornali sembra che molti, scampato il pericolo, siano pronti a riprendere le vecchie abitudini. Ma il pericolo è più che mai davanti a noi. Se non cancelliamo le vecchie abitudini, potrebbe travolgerci. Da qui ai prossimi mesi, dunque, il Premier dovrà dare concreti segni di rilancio per fare in modo che partiti, parti sociali e sindacati rimuovano gli ostacoli messi sul suo percorso. Sono ancora davvero molto allarmanti i dati che dovrebbero indicare l'andamento dell'economia nella direzione di un recupero che invece, come vedremo, non è così, non è nel segno né del recupero né tantomeno della crescita, come ci racconta Antonella Serrano riaccendere il motore fa ripartire l'economia del paese ormai in recessione e l'obiettivo della cosiddetta fase 2 del governo Monti, il piano a cui il premier sta lavorando insieme ai ministri economici Corrado Passera in primis, riguarda le liberalizzazioni, gli investimenti nelle infrastrutture e il taglio selettivo degli sprechi della spesa pubblica. Ma sulle misure da prendere per la crescita c'è molto riservo dopo essere passato dalle forche caudine del Parlamento che ha stoppato di fatto il primo tentativo del governo di aprire il mercato ad una concorrenza più serrata in settori come le farmacie, i tassisti e gli ordini professionali. Ora Monti vorrebbe ritornare alla carica con un piano organico da presentare il prima possibile. I settori da sbloccare, almeno secondo i suggerimenti dati al Premier dal neo governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, tra i due c'è cioè forte collaborazione, potrebbero essere tanti e vari. Si va dalla liberalizzazione dei trasporti marittimi a quelli aerei, dai servizi postali a quelli del trasporto locale delle città. Si parla anche di giustizia civile, si tratterebbe di una riorganizzazione complessiva del processo, capace di rendere più brevi i tempi e più certo il diritto, con l'introduzione di misure shock per gli ordini come la pubblicità delle tariffe oggi vietata. Naturalmente rimarrebbero sempre al centro dell'attenzione di Palazzo Chigi anche la riforma degli ordini professionali e l'apertura al mercato delle farmacie e dei taxi. Per quanto riguarda il secondo capitolo, quello degli investimenti nelle infrastrutture, il ministro e è all'opera per sbloccare i fondi FAS, i fondi strutturali europei, e far ripartire quanto prima circa 50 opere ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese e che, pur avendo già ottenuto il finanziamento, sono a rischio o non sono mai partite. Nell'elenco fatto dal Ministro ci sono le linee della metro e delle ferrovie urbane di Milano e di Bologna, le tratte autostradali Campo Gagliano-Sassuolo, la strada Caglianello-Benevento e quella relativa alla statale Ionica, ma nell'elenco ci sarebbe anche la Galleria del Brennero. Le altre novità arriverebbero dal taglio selettivo della spesa pubblica, si parla di almeno 5 miliardi di euro. Secondo le intenzioni di Palazzo Chigi, gli interventi in questo settore dovrebbero essere fatti con la perizia di un chirurgo, i tagli non verrebbero più fatti in forma lineare, ma mirata e anche qui Banca Italia consiglierebbe di unificare le agenzie fiscali, di coordinare le attività delle diverse forze di polizia e di creare indici di efficienza validi per differenti strutture della pubblica amministrazione, ovvero sia per gli ospedali che per le scuole e i tribunali. E c'è ancora tensione sui mercati per i titoli di Stato. Domani due importanti aste del Tesoro. Ma sentiamo Frediano Finucci. Provate ad andare in banca a chiedere un prestito oggi, a quattro giorni dalla fine di questo terribile 2011. Non è esattamente il periodo migliore, eppure lo stato italiano tra domani e dopodomani chiederà ai mercati finanziari tanti quattrini, 20 miliardi di euro, l'equivalente della metà della manovra Monti, soldi che servono a pagare gli stipendi, gli asili, la benzina alle volanti e un pochino anche a rimborsare i titoli in scadenza nel primo trimestre del 2012, 53 miliardi a febbraio e 45 a marzo. Una una montagna gigantesca di titoli pubblici, che rischia di essere l'ostacolo più grande sul cammino del nuovo governo. No, non è il momento migliore per andare in giro a chiedere soldi. Anche oggi il differenziale tra il rendimento dei nostri titoli decennali e Bund tedeschi si è tenuto oltre la soglia d'allarme dei 500 punti, per l'esattezza 508, il livello dei giorni dell'attacco al governo Berlusconi a novembre. A quanto pare non è servita a niente la maxi iniezione di liquidità fatta la scorsa settimana dalla BCE. Le banche europee invece di comprare titoli di Stato hanno preferito depositare i soldi che hanno preso in prestito nei forzieri virtuali della Banca Centrale Europea, che in questo caso agisce come banca delle banche. Si chiamano depositi overnight perché le banche possono metterli lì la sera e riprenderli la mattina. Rendono di fatto niente. Ieri sera hanno raggiunto la cifra record di quasi 412 miliardi di euro. Questo dà il senso di quello che sta succedendo. Le banche non si fidano le une delle altre, non si prestano soldi, tantomeno si azzardano a comprare titoli di Stato e quindi preferiscono parcheggiare i soldi sotto il materasso della BCE. E questo insomma è il clima dei mercati finanziari che si apprestano a salutare il 2011. A metà mattinata le borse europee galleggiavano sopra lo zero, Milano poco sotto, con l'aria che tira forse non è neppure malaccio. Un'altra nave italiana è stata sequestrata all'alba di oggi al largo delle coste dell'Oman. Si tratta della petroliera Enrico Ievoli. Secondo le prime informazioni sulla nave ci sarebbero 18 persone a bordo. Sei di loro sarebbero italiani. I pirati sono a bordo ma noi stiamo tutti bene, ha detto poco fa Agostino Musumeci, comandante del mercantile, a riferire il contenuto della telefonata all'armatore della Mar Navi, Domenico Ievoli. La nave aveva già avuto a che fare con i pirati nel marzo del 2006 quando a largo delle coste yemeniti di Aden fu avvicinata da alcuni motoscafi con pirati a bordo. In questo caso bastò l'intervento di una unità della Marina Militare Italiana per far sì che eh, la situazione si risolvesse e la eh, unità si trovava in zona per allontanare appunto, le imbarcazioni. Allora noi adesso veniamo a parlare di un fenomeno che colpisce da sempre il nostro paese ma che adesso è finito nel mirino della Corte dei Conti perché lo, mette, lo denuncia da molti anni, lo mette un po' meglio a fuoco la corruzione appunto di Laga in Italia. E' la denuncia esplicita che viene dal presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, ogni dettaglio nel servizio di Tiziana Stella. Un'Italia che non arriva alla sufficienza bocciata o almeno più benevolmente rimandata nell'impegno, ora più importante che mai, della lotta alla corruzione. Un male profondo che inquina e distrugge il mercato. Sono parole del Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, che in un'intervista a Repubblica sottolinea come manchi in Italia un vero, reale, profondo, sostanziale rivolgimento morale rispetto alla malamministrazione. La corruzione è di fatto rimasta stabile nel nostro paese. Lo prova la cronaca delle varie tangentopoli con gli arresti della cricca dei grandi appalti e con le case regalate ai ministri a loro insaputa. In Italia non c'è, secondo Giampaolino, la giusta attenzione verso l'onestà, il merito e il rispetto dell'etica e del denaro pubblico e di tutti quei beni pubblici che la corruzione sottrae ai cittadini. Anche la legge è un'arma spuntata dopo la cancellazione da parte del governo Berlusconi del reato di falso in bilancio che invece, sostiene l'alto magistrato, andrebbe ripristinato perché tutela i beni fondamentali dell'economia. Per Giampaolino andrebbero poi rivisitati gli articoli relativi a corruzione e concussione. Il presidente della Corte dei Conti è critico anche sul disegno di legge è fermo da due anni alla Camera. La corruzione, tanto legata all'altro male italiano, l'evasione fiscale, si combatte con la professionalità della pubblica amministrazione e la concorrenza del mercato. I controlli dovrebbero essere costanti, la repressione episodica. Una tantum non solo è inutile, ma secondo Giampaolino è anche dannosa. La lotta alla corruzione deve essere di sistema andrebbero quindi ratificati subito, cosa che l'Italia non ha fatto, gli accordi UE ed ONU, perché sono modelli vincenti, conclude Giampaolino, che puntano ad accorgimenti anticorruzione nella stessa organizzazione delle amministrazioni, sia pubbliche che private. La Guardia di Finanza ha calcolato che ammonta a 55 milioni di euro il danno era reale provocato da quei dipendenti pubblici che svolgono un doppio incarico dando consulenze in nero a privati. Oltre 3.300 i Scoperti. Allora adesso veniamo al processo P4. Tutte le intercettazioni che riguardano le conversazioni di Alfonso Papa non sono state ammesse al processo a carico del parlamentare PDL. Lo ha deciso oggi la prima sezione del Tribunale di Napoli, Rossana Rosso. Sarà in aula a Montecitorio il 12 gennaio Alfonso Papa, il parlamentare del PDL principale indagato nel processo P4, tornato libero dal 23 dicembre dopo cinque mesi passati tra il carcere e gli arresti domiciliari. Papa stamattina uscendo dal tribunale dopo l'udienza che lo vede imputato per concussione, favoreggiamento, rivelazione di segreto istruttorio, ha detto sarò alla Camera e voterò contro l'arresto di Nicola Cosentino. Il parlamentare del PDL, il cui nome compare in un'inchiesta della DDA di Napoli per presunti rapporti con il dei Casalesi. Sull'arresto di Cosentino come voterà? Voterò contro. Perché? Io conosco la vicenda, ho avuto modo di leggere le carte. Il voto della Camera non è un voto sulla colpevolezza o sull'innocenza di Cosentino. Cosentino, come tutti i cittadini, ha diritto ad un processo. Solo all'esito del processo si potranno appurare le, la veridicità e la correttezza delle accuse o l'innocenza di Cosentino. Nel processo P4 non saranno utilizzate le intercettazioni in cui a parlare è l'onorevole Papa, lo ha deciso oggi il collegio presieduto dal giudice Pellecchia per la difesa un punto a favore dell'imputato. L'autorizzazione per l'utilizzo delle intercettazioni di un parlamentare può essere effettuata esclusivamente dal GIP nella fase delle indagini preliminari. Questo anche perché l'intercettazione è un mezzo di ricerca della prova e non una formazione della prova che può avvenire attraverso il dibattimento. Il rogo di Vado Ligure, al momento la situazione sembrerebbe sotto controllo, e allora è anche il momento però di comprendere quali cause hanno generato questo grande incendio. Camilla Moreno. Sganciano acqua senza sosta tenendo ben presente la ragnatela di cavi elettrici spesso nascosti dal fumo. Tre canadere della protezione civile e due elicotteri della regione sono tornati al lavoro nei cieli del Savonese nel tentativo di placare una volta per tutte il fuoco divampato alla vigilia di Natale nei boschi tra Vado Ligure e Quigliano. Ieri in serata dopo due giorni di paura la situazione sembrava sotto controllo con la gran parte degli sfollati tornata a casa invece all'alba le fiamme hanno ripreso vigore spostandosi verso Spotorne e Ancora alberi e alberi, complice il vento fortissimo. Si parla di 400 ettari di bosco e macchia mediterranea andati in fumo, ma è ancora troppo presto per un bilancio definitivo. Cos'è andato bruciato? Tutto, qui così c'è tutto il macchinario e tutte le cose sono bruciate. Tutte. Macchinari, avevate anche animali? No, qui così animali non ce n'avevano. Però c'era un terreno che lei curava costantemente? Forse, e avevo tutto un vedo. La Procura di Savona ha aperto un fascicolo per disastro e incendio colposo. Per ora contro ignoti non ci sono indagati, sono stati trovati però dagli uomini della Guardia di Finanza arresti di petardi e rauti. Nelle scorse ore si è parlato di due ragazzini che giocavano appunto con dei mortaretti vicino al bosco, ma in paese nessuno crede alla tesi del petardo e molti pensano piuttosto alla mano di un piromane. Se c'è gente che combatte contro di noi e continua a darci fuoco, cioè è possibile. Ormai qua non si può pensare che incendio incendio che nasce così. Io vivo da terrore, sono tre giorni che vivo da terrore. Ricordate un incendio del genere qui? Mai, mai. Stavo cercando gli ultimi aggiornamenti dalla Siria perché la situazione è davvero molto grave, sconvolta dalla repressione del regime di Bashar al-Assad. La Siria, come sappiamo da giorni, è in rivolta, sono migliaia le persone in piazza ad Oms, ma sentiamo gli aggiornamenti da Ninfa Colasanto. La missione degli osservatori della Lega Araba, estremo tentativo di tirare fuori la Siria dalla guerra civile, è entrata nel vivo questa mattina quando da Damasco una decina di ispettori hanno raggiunto la città di Homs, nel centro del paese, cuore della rivolta antiregime, dove tutto è iniziato dieci mesi fa e dove, come dimostrano queste immagini amatoriali, in questi giorni, ancora in queste ore, le forze di sicurezza stanno mettendo in atto un vero e proprio assedio sono almeno 4000 gli agenti sguinzagliati nei vicoli riferiscono testimoni con l'ordine di sparare su qualsiasi cosa si muova. Gli scontri si concentrano in particolare nel quartiere periferico di Bab Amro, mentre in un'altra zona martoriata dalla repressione del regime di Bashar al Assad a Calidia, almeno 20.000 persone sono scese in piazza sempre questa mattina per protestare contro le violenze costate la vita tra ieri ed oggi ad oltre 50 persone, soprattutto civili e disertori. È in questo quadro che deve agire il team della Lega Araba, composto di 70 persone, incaricato di monitorare l'attuazione da parte delle autorità di Damasco del piano di pace elaborato dall'organizzazione Panaraba, con sede al Cairo e sottoscritto dallo stesso regime siriano. Accordo che prevedeva la fine immediata delle violenze, il ritiro dei militari e il rilascio dei detenuti politici. Fino ad oggi però nessuno di questi punti è stato rispettato. E anche il ritiro questa mattina dei carri armati della città di Homs sarebbe stato solo parziale non solo, secondo gli attivisti le autorità avrebbero fatto sparire dall'obitorio centinaia di cadaveri, trasferito i detenuti nelle basi militari dove gli osservatori non hanno accesso. E il Consiglio Nazionale Siriano che raggruppa i movimenti anti-regime accusa il governo di Damasco di ostacolare la delegazione della Lega Araba impedendo agli ispettori di vedere cosa realmente stia accadendo in Siria. Adesso veniamo a parlare di calcio scommesse perché la giornata di oggi è una giornata di interrogatori in procura per Carlo Gervasoni e Alessandro Zamperini. Sono interrogatori molto attesi perché adesso potrebbero uscire i nomi di una serie di diversi giocatori che avrebbero fatto parte di combine, di accordi eh, per aggiustare i risultati di importanti partite, come ci racconta Simone Costa. È cominciato intorno alle 11 l'interrogatorio davanti al procuratore di Cremona Di Martino del difensore del Piacenza Gervasoni. Dopo le ammissioni nell'interrogatorio di garanzia per Gervasoni, ora è tempo di ribadire e fornire ulteriori particolari sull'inchiesta che sta di nuovo mettendo a ferro e fuoco il nostro calcio. Meno di una settimana fa, quello che viene ritenuto dalla Procura come uno degli uomini in grado di precettare per conto del gruppo degli zingari e degli scommettitori asiatici diversi giocatori di Serie B, aveva parlato al GIP di almeno 25-30 giocatori con in grado cioè di condizionare in cambio di soldi i risultati delle gare. Oggi dovrà confermare quanto detto e magari fornire agli inquirenti le prove che le combine riguardassero anche partite di Serie A. In tal senso sarà utile anche l'interrogatorio di Zamperini, difensore Giramondo, che ha già ammesso agli inquirenti di aver provato a corrompere il calciatore del Gubbio Farina nel tentativo di accomodare la gara Cesena Gubbio di Coppa Italia. Quello che dovrà spiegare, però, è perché si trovasse nell'albergo dei giocatori del Lecce poco prima di un Lecce Lazio. Terminato 4 a 2 in favore dei biancocelesti. Davanti al Gip Salvini aveva detto di essere stato invitato da alcuni amici. Una risposta che a Di Martino certamente non basterà. E sempre in merito a questa notizia c'è cioè un ultimo ora, è stato scarcerato. Filippo Carobbio, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari, il giocatore ehm, è in forza allo spezia, arrestato con altre 16 persone nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cremona appunto, sul calcio scommesse. A suo tempo ehm, è in corso la Procura di Cremona l'interrogatorio del calciatore del Piacenza, appunto, Carlo Gervasoni, davanti al procuratore Roberto Di Martino. E un grande applauso, un grande applauso questa mattina a Milano ha accolto il feretro di Giorgio Bocca nella chiesa della sua amata appunto, città Milano, dove si sono svolti i funerali alla presenza di tantissimi giornalisti ed esponenti del mondo della cultura. Addio a un partigiano della parola, l'aristotelico passionale che usava la parola come un'arma, una spada, qualche volta a doppio taglio. Così nella sua omelia funebre Don Roberto, il sacerdote della chiesa di San Vittore al corpo, celebra Giorgio Bocca, il giornalista morto a Milano il giorno di Natale a 91 anni. Il prete insiste su un punto, un partigiano dalla comunicazione chiara e ruvida che qualche volta aveva avuto bisogno di una ritrattazione, ma mai per opportunità. Giorgio um, per tutta la vita ha scritto senza preoccuparsi di essere definito un giornalista di parte, anzi faceva dalla partigianeria il suo strumento di lavoro, gli serviva per capire meglio le cose. Non si accontentava della prima lettura dei fatti, voleva andare a, a vedere, voleva andare a capire. In chiesa c'è il gota del giornalismo di bocca: i direttori Manfellotto, Mauro e De Bortoli, le più grandi firme della Repubblica, Gad Lerner, di cui era profondamente amico. I magistrati Greco e Caselli, sotto casa e poi alla messa si vede anche Umberto Eco. Un vecchio Montanaro che non la mandava a dire a nessuno, ecco, ma credo che sia la sintesi più giusta, è, è, è la fine dei grandi giornalisti del XX secolo. Eh. Il coraggio, la coerenza, il non rifiutare le sfide. Natalia Aspesi, la collega che ha condiviso con lui l'esperienza al giorno di Enrico Mattei e poi alla Repubblica, in chiesa rivela un particolare. Bocca, che non conosceva la gravità della sua malattia, voleva approfittarne per smettere di scrivere. Racconta la Aspesi. Bocca diceva no al giornalismo di oggi che si è democratizzato, tutti scrivono ma ha perso valore e diceva no all'Italia futura, il pessimismo senza illusioni tipico di Bocca. La Aspesi chiude con un appello rivolto ai colleghi ma che in generale può valere per tutti gli italiani. Dedicategli il desiderio di essere più attenti, meno asserviti. Così si conclude il servizio di Gui Chiappaventi. E noi adesso facciamo una breve pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo in diretta con gli aggiornamenti e le notizie. Vi aspetto. Bene, ritrovati in diretta. Allora, gli aggiornamenti dalla Siria. Almeno 30.000 manifestanti antigovernativi hanno partecipato ad un sit-in di protesta a Khalidia, quartiere della città siriana di Homs, il cuore della protesta, e dove si trovano anche gli osservatori inviati dalla Lega Araba. Per questo, oggi è un giorno di particolare eh, agitazione e violenza, proprio perché eh, si vuole portare all'attenzione degli osservatori internazionali lo stato di drammatica tensione che vive il paese e la notizia è diffusa dalle organizzazioni siriane per la difesa dei diritti umani la manifestazione è stata organizzata eh, chiaramente per denunciare i crimini eh, che il regime infligge alla popolazione civile e questo proprio in occasione della missione degli osservatori dell'organizzazione Panaraba lo sta riferendo eh, la televisione di Stato Panaraba, c'è stato un incontro appunto con il governatore della provincia di Homs che ha visitato i quartieri più sottoposti appunto, agli attacchi e anche ai danni causati dai gruppi terroristici. E proprio eh, un genere di questi attacchi è stato eh, sferrato proprio in queste ore in Siria contro un gasdotto. Quindi una situazione ad altissima tensione, i cui sviluppi vedremo nelle prossime ore. Non mi resta che ricordarvi il sito internet della 7 www.tgla7.it e la prossima edizione del telegiornale. Eh, come sempre in onda alle ore venti. Grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona giornata.